Sono responsabile tecnico del progetto Argomoon per la progettazione e lo sviluppo di un nanosatellite che volerà nella prima missione del nuovo lanciatore americano, l'SLS, la missione Exploration Mission 1, che apre la possibilità, la NASA ha deciso di aprire la possibilità dei piccoli satelliti di andare in quello che viene chiamato lo spazio profondo, per cui questi nanosatelliti non sono inizialmente stati pensati, quindi si tratta di una sfida tecnologica per riuscire a resistere all'ambiente caratterizzato da un'elevata dose di radiazione rispetto all'ambiente in cui questi piccoli satelliti hanno sempre volato, con l'ottica di utilizzarli poi nelle future missioni di esplorazione anche umana. Infatti la capsula Orion, che sarà il payload principale di questa missione, volerà poi di nuovo riportando l'uomo sulla Luna per poi portarlo su Marte. Io sentivo quasi un debito rispetto al mio paese. Ho studiato in Italia per tutti gli anni della mia formazione, sia della scuola e poi dell'università, e quindi in qualche modo sentivo di dover provare a restare nel nostro paese per restituire almeno un pochino di quello che avevo appreso e che mi aveva formato. Certo non è facile, sono stata fortunata, devo dirlo, perché la realtà di Argotech mi ha dato la possibilità di restare e la possibilità di fare quello che sognavo, quindi partire dalle idee e la possibilità di portare un'idea alla realizzazione passandone tutte le fasi, quindi la scrittura della proposta, la progettazione più ingegneristica, che è il campo da cui arrivo, e il test, l'integrazione, insomma tutte le fasi fino al lancio e a seguire anche le operazioni, perché dal nostro centro di controllo abbiamo avuto la possibilità di vedere per esempio Samantha Cristoforetti farsi il primo caffè espresso a bordo della stazione spaziale. Abbiamo seguito le operazioni dell'altro payload che si trova sulla stazione, più nell'ambito del trasferimento termico. Obiettivi e ambizioni per il futuro? Andare sempre più lontano nello spazio.